di Fleming, abbiamo finito quella che è stata una giornata incredibile alla Milwaukee Dinner Arena, ti sei esibito, com'è stato? È stato fighissimo, bro, è stata per la prima volta che ho cantato non su un palco ma su un campo da basket, comunque un ambiente sportivo, quindi è stato così. Allora, continua. Grazie intanto. Allora, grazie a te perché ci hai portato bene, quindi abbiamo vinto questo derby che mancava da un po' davanti al pubblico. E stasera siamo qua, ho ospiti dal palco di Fleming. Io ti volevo far preparare un cocktail qua, lo insegni a lui, per farti vivere l'aria di centro, perché è quello che stiamo vivendo, certo, no? Certo, Fleming. E questo video qua lo facciamo in maniera real, vera. Perché se no le avevo costruite un po'. E poi scusa, introvetto, Fleming penso che anche a Bologna si conosca abbastanza il nome Fleming. Devo dir sì, abbiamo però lo porteremo. Apposta. Lo porteremo, ma soprattutto la cosa bella è che questa cosa qua la stiamo facendo perché tu sei un artista vero. E dopo di questa, procediamo. Grazie. Come funziona? Allora, vieni il mio stream. Vai, devi il tuo Campari, prendi lo shaker, vai. Ho già fatto una mistura io dentro, ma fai shakeri così, ma lo faccio sempre di qua. Bravissimo, perfetto. Basta così. Poi la botta sempre sul lato gonfio. Bravo, così. Però la cosa bella di tutto ciò è che adesso io ti faccio la domanda. Cosa vuoi ottenere da questo percorso musicale? Chi sarà Wem & Flo fra 5 anni? È perché questa è la cosa difficile. Sì. Dove guardi intanto, ragazzi? Ovunque. No, guardo te. Voglio... La cosa più importante per me è fra 5 anni essere una persona intanto felice, contenta di quello che ha, e per me la musica non è solamente un qualcosa che mi intrattiene le giornate, è solamente una passione, ma è proprio un modo di esprimermi e un modo anche di poter dar del mio ad altre persone che non riescono magari a conoscermi o magari non ancora. E quindi per me la cosa più importante è non crearmi un'aspettativa e spingere sempre in una direzione che è quella di fare le cose che mi piacciono. Per me questa è la mia ambizione, essere contento, essere felice, essere soddisfatto di quello che stai facendo, andare a letto e dici cazzo mi ha spaccato oggi, penso che sia questo. E allora, c'è un detto dai pazzi di Fleming che se shakeri si avvera. Lo diventi, mi tocco frate, cioè, tutto questo. Anche a voi, adesso anche a voi. Ce lo chiudiamo. Vai, tocca a me. Se shakeri bene si avvera. Vai, così, perfetto, bravissimo. Hai visto, fra? Bravo. Troppo? No, va benissimo. Vai, se ora. Nel caso la musica va male. No, non così, guarda, prendi questo. Me lo sentivo io che. Prendi questo, metti qua. Sempre qua si lavora con il cliente. No, così guarda. Vai. Semplice, poggi, prendi qua e versi, così. Giustissimo. Guarda frate, mi avevo 10 anni avanti per me. Attenzione, perché se esce bene si avvera. Beh, fra, questa è proprio. Questa è la più fatta più di tutto. Giustissimo, basta, adesso. Come un barista vero, prendi lo shaker e lancio nel lavandino. Lì. Così. Allora quasi anche rischiato di metterlo fuori. Esatto, allora adesso facciamo una cosa molto figa, ti devi. È brutto dire, però ti devi piegare perché serve la Coca-Cola nel frigo. La prendo, fra. Lì, guarda, l'ultima volta. Coca zero, no, vero? No, che zero, questo. Zero. Vai, allora di parte. Giusto. Apri. Per sai perché faccio così? Perché? Perché era uscita una notizia. Sì, dei del top. No, bro, un top aveva pisciato qua, un tipo si è venuto la cosa ed è morto. Cioè, poi. Speriamo di no, dai. No, è davvero successo. Il mio brother sta per la noia. Bravissimo. No, devo farlo qua. Sì, bravo, va bene lo stesso, dai, sei stato bravissimo. Posto. Così, perfetto. Adesso, fettino di limone. Vai. Questo lo so fare, spero. Taglia a metà, bravissimo. Bravissimo. Vai, così, cannoncino. Vai. No, devo rimescolarlo. No, è già mescolato. Ah, bello, fatto. Quando c'è una roba frizzante non si mescola mai. Scusa, pensavo di avere una roba vedi, che vedi. Vai, dentro, così, perfetto. Ah, la nostra. Salute. No, però adesso abbiamo parlato di frizzante, ma qua se... Quanto è stata frizzante l'esibizione oggi alla Milwaukee Dinner Arena? È stata figa, me la sono un po' fatta sotto, se devo essere sincero, però è stata un'esperienza nuova, perché in genere sono abituato a vedere le persone comunque da un punto di vista diverso, invece a sto giro ero proprio io in mezzo e persone che mi stavano guardando da un punto proprio superiore. In quel momento è stata un'esperienza che sicuramente penso di non rivivere a breve, però spero di sì. Quindi, siccome abbiamo vinto il derby
e 051 è un elemento forte in comune, certo, nelle sonorità tue e soprattutto nei tuoi racconti, nei tuoi brani e nel nostro percorso che stiamo cavalcando, primi in classifica in questo campionato fino ad oggi. Io devo dire che dobbiamo festeggiare, quindi scusateci, vi dobbiamo salutare. Ciao ciao a tutti. Web Flow. Ciao raga. Ciao ragazzi, grazie Davide, veramente. Perché senza questo appoggio del nostro territorio che ci permette di fare tutte queste cose bellissime dopo la partita non sarebbe possibile assolutamente. Io farei un hashtag, ormai è diventato l'hashtag, nessuno capirà però chissà già sa. Hashtag sventola della Madonna. Sventola della Madonna, benissimo. Con questa chiudiamo. Cin cin, dove sono le telecamere? Cin qua, cin là, ciao. Noi ci divertiamo perché abbiamo vinto il derby. Ciao ragazzi.